qua, ragazzi, veniamo per picchiare le persone quando qualcuno ci fa innervosire. Io, Franco, Lasciamo gli do entrare qua appuntamento qua. dentro. Questa, ragazzi, è la cantina di Franco. Guardate, questa qua è la cantina. E vi faccio vedere. Ah, di sopra c'è suo padre, ovviamente. Ovviamente. Ovviamente, perché abita sopra. E roba di lavoro. Qua, lì dentro c'è la roba operaia, ragazzi. Che bomba. Allora, ragazzi, oggi io e Franco ci passeremo un po' la camera. Magari proviamo a trovare un punto fisso un Ci attimo. sarebbe. Perché volevamo. Vuoi Tra l'altro, andare lì? guardate le scorte di latte che ha Franco. La metto. No, volevo metterla, scusa, qua. Ci sta tra le robe di lavoro? Aspetta, si può togliere questo? Perché, ragazzi, volevamo parlare di. Occhio. Di scarico. Siccome c'è molta. Non voglio dire disinformazione, ma proprio non c'è informazione, no? Su. Oh! Togli quello, Franco. Ah, mentre Franco lavora, vi Sono tre introduco. dischi, penso. Eh? Sono tre dischi, non lo sapevo. Mi hai trovato altri Pensa a pezzi. te. Perché Franco qua ha il peso massimo limite di 30 kg. E abbiamo trovato altri dischi, spostando le cose. Quindi, hai visto, Franco, che con qualcosa di buono l'abbiamo ricavato. E dobbiamo. Vabbè, insomma, questa è la location. Allora, sullo scarico, perlomeno io, Franco, noto che nel coaching online, tante volte quando dico ai ragazzi, ok, inizia la settimana di scarico, perché a mesocicli, no? Uno ogni fine mesociclo, io lo faccio scaricare. Ok, però lo scarico è un po' un tema molto astratto perché ci sono tantissime scuole di pensiero e quindi volevamo adesso ora dirvi la nostra opinione sullo scarico, come bisognerebbe farlo forse, però nella pratica poi è diverso perché lo scarico teoricamente ogni fine programma lo fai per iniziare il prossimo, ok? Però ci sono anche vari tipi di scarico, c'è lo scarico attivo e lo scarico passivo. Io faccio sempre fare scarico attivo, che cos'è? Do un'infarinatura. A cosa serve? Serve a scaricare proprio la tensione che abbiamo accumulato durante l'allenamento. Ok, tienila tu, Franco, mi fa schifo, stai guardando, poi te la Vediamo. passo per dare la tua opinione. È più bella? Sono più Ci bello? sta. Facciamo un breve posing. Sono grasso? Sì. Porco dinci. Le gambe, Franco? Sono belle piene. Pienezza, perché ci stiamo anche allenando, no? Abbiamo deciso che facciamo, dato che qua ci stiamo allenando per scaricare, appunto, gruppo muscolare, video. E poi facciamo un altro gruppo muscolare, poi un altro video. Allora, serve a prepararsi per la prossima programmazione, andando a togliere tutta la tensione accumulata, riprendendo le energie, ok? Quindi facendo recuperare il muscolo, perché supponiamo che noi abbiamo fatto 4 settimane di programmazione, dove con gli incrementi abbiamo fatto tipo settimana 1, 5x5 di trazioni, con carico 10 kg. Settimana 2 magari 12 kg, poi 14 kg nella terza settimana e poi facciamo la quarta settimana col carico massimo e lì siamo arrivati ad uno stress molto alto dove sentiremo le energie molto basse. Ok, io infatti dico sempre che alla terza settimana di programmazione sento che ho tante energie. Alla terza, all'ultima, alla quarta del mio mesociclo, poi dipende da come uno programma, io parlo di mesocicli adesso, no? Quindi 4 settimane. Alla quarta energie zero. Settimana di scarico. E poi procedo con la prossima programmazione. Quindi in quella settimana noi dobbiamo far ricalibrare le energie ed è lì che poi, grazie a quella, vedremo il miglioramento. Ok? Questa è un po' la teoria dello scarico. C'è lo scarico attivo e scarico passivo. Chi è? Crimauri. Cri! Vieni! Buonasera. Stiamo facendo un video, Cri. Infatti avevo sentito. Hai voluto fare il macabro così? Sì, volevo entrare di nascosto, Allora, è entrata di scena. stiamo parlando di scarico, quindi ti verrai interpellato anche tu. Vai, va bene, Allora. Chiudi la porta solo che c'entrano i signori poi. Allora, scarico passivo semplicemente non ci si allena. Lo scarico passivo è stare fermi, ok? Un po' come piace fare a Franco. Ma non è. Come scarica Franco? Non fa niente, Fa non niente, parla, gioca. Lo scarico attivo invece ci si continua ad allenare. E qua subentrano tutti i dubbi del caso. Perché la teoria vuole che, confermami se sbaglio, Franco, perché magari nel powerlifting è diverso, però teoricamente uno dovrebbe seguire la programmazione e dimezzare o l'intensità o il volume. Ok? Vai a dimezzare un Sì. qualcosa della programmazione. Quindi, ad esempio, se dovevamo fare un 4x8, andiamo a fare magari un 2x8, magari anche con carico ancora minore. Ok? Sei d'accordo, Sì, abbassi Franco? magari un 20% di intensità e abbassi anche un po' il volume. Sì, abbassi, dovete giocare su quei. Dipende da esercizio, dipende da tanti fattori, però
bisogna andare più o meno a dimezzare. Dipende anche dalla fase in cui uno è. Dipende da tantissime cose, però generalmente uno dimezza le serie, toglie un po' di carico e l'esercizio gli dà lo stimolo. Quindi lo scarico attivo serve a comunque tenere lo stimolo. Però a rimanere fresco, cioè. A rimanere bello fresco, però andare a non stressarsi troppo, ok? Quindi ti aiuta al recupero. Però c'è anche da dire che a me questi tecnicismi qua, onestamente, e ora qua vorrei la teoria di Franco, a me non piacciono. Io molte volte consiglio di autogestirselo lo scarico, proprio di andare a cazzo. Ragazzi, essere a cazzo. Cioè, io non so, in questi ultimi tempi, e Franco qua ne parliamo molto, sta andando di moda, ragazzi, il tecnicismo nelle schede. Ma proprio sta andando di moda, non è che c'è la esigenza. Calcoli matematici. Ragazzi... ma gente che si fa paranoie sul nulla. Ma il calcolo del... Ma ragazzi, non è matematica l'allenamento. Non è matematica. Quindi tutte queste paranoie del... La percentuale del carico, ma te da calibrare qua. Se vanno solo a complicarsi la vita, non sanno cosa fare. Sì, le energie le dovete sprecare per allenarvi. Cioè usare per allenarvi. Non per pensare a cosa dovete fare. Ok? Quindi io cosa consiglio di fare? Io consiglio di autogestire degli allenamenti, magari togliendo uno o due allenamenti nella settimana, ad esempio se ne facevate 7 a settimana, magari farne 5, ok? E in questi allenamenti qua andare a sollecitare gli stessi muscoli coinvolti negli esercizi della vostra scheda, quindi supponiamo una programmazione di street lifting, ok? Quindi si allenano trazioni, si allenano dip, piegamenti in verticale, non so. Andiamo a fare dei circuiti metabolici. Cosa sono i circuiti metabolici? I circuiti che insomma quelli che fanno bruciare, no? Quelli molto leggeri che ci fanno pompaggio muscolare, ok? Quindi ad esempio andarsi a fare circuiti di Australian pull up oppure pull up senza sovraccarico, alti numeri, basse serie, magari anche lavori a tempo. Così andiamo a far ben circolare tanto sangue nei muscoli, tanto pumping, e favorisce il recupero. Non ci stressiamo perché non siamo neanche mentalmente su una programmazione, quindi lì a vedere serie, ripetizioni, ma facciamo un po' quello che ci diverte, perché lo svago deve essere anche mentale. Io vedo più così uno scarico produttivo che andare a programmare nel senso di seguire la scheda anche nello scarico. Difatti i miei ragazzi, gli dico sempre, ragazzi, adesso inizia lo scarico per la prossima programmazione, però fatti qualche circuito metabolico. Molti non sanno cosa sono i circuiti metabolici ed è quello che ho appena spiegato. Si potrebbe andare più nello specifico, però dipende tanto, capite, dalla vostra di programmazione. Io consiglio sempre di fare quindi questi circuiti a tempo, push-up, diamond push-up, cioè vi tenete allenati, vi date quel pumping, ma non è in funzione del costruire forza, è in funzione del recupero, ok? Tu Franco, come lo fai lo scarico? Cosa ne pensi? Allora, io cerco di farlo il meno possibile, perché alla fine scaricare... Esatto, anche di questo dovremmo parlare. Cioè, quando scaricare... Andiamo a toglierci alla fine allenamenti importanti che servono per costruire forza, massa, quello, diciamo, sì. Dipende dall'obiettivo che uno ha. Ma tu hai fine programmazione, scarichi sempre? Ogni fine no, programmazione? No, sempre no. No? Dipende dalla fase in cui sono, cioè poi dipende anche da come mi sento, se vedo che ne ho, al massimo abbasso un po'. Pochissimo l'intensità. Sì. Io arrivo a fine programmazione cotto. Io arrivo alla quarta settimana. Non sempre, cioè. Il programma a mesocicli. Io cioè, mi programmo. No, su periodo annuale. No, che annuale. Io mi programmo ogni mese. Cioè, ovviamente, dai, essendo che mi preparo io, ho lo schema in testa. È diverso programmarsi da soli che con un altro coach, ok? Io nello scarico non faccio. Cioè, gioco. Io nello scarico gioco, vado in allenamento, magari guardo nella scheda cosa avrei dovuto fare e mi improvviso l'allenamento di conseguenza. Cioè magari faccio degli RT, faccio più o meno questo, con i muscoli che ad esempio oggi avrei avuto trazioni pesanti, mi faccio un RT sulle trazioni ma a basso carico, ok? Comunque sia l'allenamento lo sento, di solito sono quegli allenamenti che mi divertono anche perché mi danno pumping muscolare. Però come ha detto Franco... non va, cioè, lo scarico non è che dovete farlo, se c'è la necessità e l'esigenza, cioè dovete sentirlo. Sì, altrimenti se uno va a scaricare una settimana in ogni mese, cioè all'anno scaricate veramente, cioè sfregate veramente tempo e allenamento. No, vabbè, ma in ogni mese uno può anche farlo se c'è l'esigenza, sì, perché magari stai tenendo un'intensità tale che puoi farlo, poi ovvio è quasi difficile che uno abbia quelle... Attenzione. Li passa... Lì passa qualcosa. Non vi dico cosa passa. Qualcosa che non mi piacerà. Sì.
Cioè, con tutte le cantine, proprio nella cantina. Sì, sì, questa, ma è la cantina del migliore. Sì, sì, ma la mia non c'è. Tutto il condominio passa qua, la, sì, la roba. In tutti e tre i palazzi. Sì. È bello che cola pure, cioè cade pure giù dei pezzi. È una perdita, quindi... Schifo. Franco si allena nella merda. Però. Sì, proprio letteralmente. Quindi, ragazzi, se ne sentite la esigenza, ok? Se arrivate... a un punto che voi dite, ah, dovrei scaricare, forse tanto che non scarico, ma in realtà siete ancora carichi, avete energie, riuscite ad allenarvi, non scaricate. Non scaricate, cosa fate? Che cazzo fate? Perché dovete perdere Stupidi. Tempo a scaricare? Sì, scarico. Scarico. Cioè, perché? Fa figo fare lo scarico. Sì, 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 è sotto il microciclo dello scarico, no? Ma smettetela di fare i fighi con queste programmazioni da... Puh, volete fare i fighi? Cioè, questo vuol dire voler fare i fighi, sì, ok? Sì. Vediamo le cose come stanno. Quindi, lo scarico, ragazzi, vi ho spiegato cos'è. È molto più semplice di quello che si crede. È un recupero attivo. Recupero lo scarico attivo, passivo sì, per sì, me sì. Se ne può andare a fare in non culo. Non esiste. Lo scarico passivo è solamente se siete in barella. Siete okay? infortunati, se siete non in potete ospedale, proprio se siete immobilizzati. Lo scarico passivo, ragazzi, no. Quando uno inizia a dire, buon, dai, inizio ad allenarmi, da lì sei condannato. Non puoi smettere come fa lui. Come fa il signorino? Io credo militare. Quante volte hai smesso? Lui è un ex Marines. Sì, è vero, sì, è vero. Dalla Marina italiana. Vede, infatti, allenamento duro. Che tra l'altro lo seguo io, credo. Dai, dovresti far vedere i miglioramenti, credo. Dovresti far vedere. Ragazzi, se volete essere seguiti da Franco sul powerlifting, perché Franco programma, ragazzi, Franco programma, adesso non l'abbiamo ancora ben spinto, sì, non è ancora aperto, diciamo, però diciamo che sta, è un neofita delle programmazioni, ma vi posso assicurare, avendo visto le programmazioni e conoscendo Franco, che ne sa, ok? Sa programmare. Cri, ti senti, no, trovi no, bene no, con no, Franco? Io mi sono trovato benissimo. Ha fatto Cri, proprio la mia cavia. Ho visto miglioramenti comunque in poco tempo, bello. Sì, no, ma con onestà, ragazzi, poi non bisogna prendere in giro. Quindi Franco, ad esempio, deve ancora prendere dimestichezza, ci mette tanto, cioè, è proprio questo. Sì, è bello, ci mette ancora tanto. Quanto ci metti a fare una programmazione? Almeno 2 ore, 2 ore e mezza, così. Io in quel tempo lì ne ho fatte 3, ma questo fa capire che non le fa a cazzo, ok? Anch'io all'inizio ci mettevo 2 ore per una programmazione. Vabbè, sì. Ma è normale. E se uno ha la competenza di farlo, secondo me dovrebbe... Ho paura di fare questi discorsi perché poi la gente vede e ci sono già troppi coach online. Però ragazzi, su Franco posso mettere la garanzia. Quindi se volete avere informazioni sul coaching di Franco, contattatelo allo zio che vi risponde Franco, ovviamente. Sempre, ha avuto... sempre disponibile. Ragazzi, no, mi ha dato veramente degli spunti molto ottimi, molto buoni anche a me sul powerlifting. Sull'aspetto coaching gli ho un po' spiegato io come impostarlo, quindi comunque sia, avendo io molta esperienza sul coaching online, sì, sull'organizzazione, date tranquilli che non ha un servizio di merda, questo ve lo posso assicurare. Ciao ragazzi, ciao, speriamo ragazzi di avervi aiutato. Questa è una cantina, questa è una cantina, questa è proprio una cantina, cioè uno quando dice cantina non pensa realmente cos'è una cantina, è una cantina proprio. Si immagina solo questo. Anche l'odore è di cantina.